Aspetta. Vabbè, dopo vediamo. Allora, la denuncia che abbiamo fatto. Allora, qui ce ne sono due, però. Una la leggiamo brevemente perché è diciamo riguardante un fatto già oramai passato nel dimenticatoio, ma che nessuno ha rilevato nella propria gravità assoluta. Qualcuno ha accennato vagamente, ma mai in maniera totale, e cioè la infamia della ratifica del Trattato di Lisbona nelle sue varie fasi. E qui c'è l'elenco di tutti gli infami che hanno partecipato a questo scempio, ministro per ministro, sottosegretario per sottosegretario, per totali circa 35 persone, 35 individui. La cosa importante da dire in questa vicenda è che il diritto di emissione monetaria, come qualunque altra sovranità che spetta al popolo dall'articolo 1, 3 e 10, è diciamo uno di quegli elementi che vanno verificati salvo referendum popolare, diciamo come proposta di legge popolare, diciamo coinvolgimento da parte della gente inizialmente per avere una prima verifica sulla volontà del popolo di aderire a un progetto del genere e poi appunto a legge fatta a referendum consultativo o abrogativo. Insomma, in tutto questo, fra il 91-92 e poi a proseguire fino al 2007 e anche oltre, ci sono state tutta una serie di stravolgimenti che non sto a dire, ma la cosa incredibile che davvero non lascia scampo a dubbi è che sia al Senato e sia alla Camera c'è stato il 100% di votazione favorevole, cioè 551 deputati su 551 hanno aderito al trattato e 286 senatori su 286 presenti hanno votato in favore dell'adesione al Trattato di Lisbona. Questo non è possibile perché se non in una combine appena precedentemente concordata, perché già solo perché io faccio parte di una fazione e di una corrente all'interno del partito o faccio parte dell'opposizione perché solo mi sta sul cazzo quello che l'ha proposta, io non gliela voto. Cioè non è possibile che su circa, come ho detto, 551 abbiano votato sì e su 286 senatori 286 abbiano votato sì. Non è logicamente accettabile una cosa del genere. Ecco, questo per dire quanto hanno preso i nostri signori, quanto hanno mangiato, perché per fare una cosa, uno scempio così, ci vuole un fegato a prova di balena, perché non lo so, per fare una mistificazione della ragione, del diritto, della logica, dell'interesse nazionale che si va a distruggere e a dare e a deporre nelle mani di uno che ha tutt'altro interesse che il benessere della nazione, ci vuole veramente un cervello da perfetto idiota, ma da ricovero. Come sono tutti TSO, i nostri deputati e tutti i nostri senatori. Oppure non c'è salvezza. Insomma, ecco, questa era una cosa che andava detta perché è stata depositata l'11 novembre, un po' molto postuma, ma meglio tardi che mai. E questa è la penultima, se mi ricordo bene, che non avevamo evidenziato, che riguarda anche questo un fatto ormai passato nella storia, no? Che è la modifica della ratifica della Commissione Europea, della direttiva della Commissione Europea numero 77, 780 del 1977,
che sostituiva la legge ex Regio Decreto del 7 marzo 1938 numero 141, che era la legge per la definizione esatta di che cosa è la Banca d'Italia. Allora leggo molto sommessamente, qua vengono citati sempre un sacco di articoli di legge della Costituzione e quant'altro, ma qui praticamente che cosa è successo? Il 12 dicembre del 77, nelle sorde, grigie e sordide stanze del commissario con la K della Comunità Europea, che si praticamente autoeleggono anche loro, veniva emanata una direttiva, appunto la 77/780, che al fine di favorire le condizioni di concorrenza degli istituti di credito del territorio comunitario stabiliva la liberalizzazione dell'attività bancaria. In Italia si diede attuazione alla direttiva attraverso successivi provvedimenti legislativi, l'ultimo dei quali il DPR 350/1985, firmato da un certo padre della patria. Che cosa stabiliva? Articolo 1. L'attività di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e di esercizio del credito a carattere di impresa, indipendentemente dalla natura pubblica o privata degli enti che la esercitano. L'autorizzazione all'esercizio di tale attività è rilasciata dalla Banca d'Italia alle condizioni che seguono, ferme le altre applicazioni generali. Omissis. C'era molto altro da leggere, ma non ho voluto fare un tedeum, perché sarebbe andato troppo alle lunghe, tanto sicuramente la magistratura non prenderà in considerazione neppure questo fatto eclatantissimo attuale, però va detto che tutto ciò è in palese violazione dell'articolo 47 della Carta Costituzionale, che impone il controllo dello Stato sul credito e sul risparmio, e non di un privato imprenditore come la Banca d'Italia S.p.A. in formula di società di operazioni, appunto, non è possibile. Cioè, l'esercizio del credito, essere, come diceva appunto il Regio Decreto 141, la legge 141 del 38, che deve essere informalizzata, incardinata sotto una veste morale. Ecco perché appunto i loro massimi dirigenti devono essere persone onorevoli, perché è un titolo che è imprescindibile dall'attività bancaria, ancora oggi, nonostante questa legge infame e poi il TUB del 1985. Allora, tralascio altre cose, che sennò stiamo qui anche mezz'ora, ma va detto che la legge, il Regio Decreto, diceva una cosa importante. Allora diceva, poche parole ma sufficienti a creare i presupposti di una vera e propria sovversione istituzionale, quella che diceva appunto il testo del decreto del Presidente della Repubblica che abbiamo letto prima. Infatti la natura dell'attività bancaria era stata fino a quel momento regolamentata dalle riforme del 36 della legge 141 appunto del 38, che così stabiliva, articolo 1, la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico, mentre nella primo articolo che abbiamo visto prima non esiste più questa dicitura. Tanto è vero che a tutt'oggi la Banca d'Italia è sottoposta al diritto pubblico, ma essendo privata, che cosa fanno questi delinquenti? Vanno in giro dicendo che siccome è sottoposta al diritto pubblico non è privata. Non è vero, non è vero, la Banca d'Italia, come dice questo, è stata privatizzata. E allora, ritornando, quindi articolo 1, ripeto, la raccolta del risparmio fa pubblico sotto ogni forma e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico regolate dalle norme della presente legge. Tali funzioni sono esercitate da istituti di credito di diritto pubblico, da banche di interesse nazionale, da casse di risparmio e da istituti, banche, enti ed imprese private a tal fine autorizzati. Articolo 2. Tutte le aziende che raccolgono il risparmio tra il pubblico ed esercitano il credito, siano di diritto pubblico che di diritto privato,